Nel nord del Kosovo è tornata la calma dopo gli scontri a fuoco e le sparatorie tra polizia locale e bande armate di estremisti serbi, ma la tensione è palpabile, soprattutto dopo la morte di un poliziotto kosovaro e di 4 serbi, oltre a diversi feriti da entrambe le parti. 6 serbi sono stati arrestati con l'accusa di attività sovversiva e attacco armato alle forze di polizia e in un caso anche di terrorismo. Oggi è lutto nazionale in Kosovo dopo l'attacco agli agenti nel villaggio di Banisca a maggioranza serba e al vicino monastero ortodosso. Unanime la condanna di questo ennesimo episodio sia dall'Unione Europea che dagli USA. È necessario compiere passi urgenti per ridurre le tensioni, ha riferito il portavoce dell'alto rappresentante dell'UE Borrell. Mosca accusa apertamente l'Occidente della crisi nata da tempo, mentre l'Europa cerca, per il momento senza riuscirci, di trovare una soluzione diplomatica tra le due parti.